Lei lo definisce, deve mettere sul tavolo le quattro riforme chiave che sono fisco, giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione e non può rimandarle. Cioè, lei dice a Draghi, non è il momento degli accordi perché rischi così, caro Mario Draghi, che lei ben conosce, di mettere a rischio la dignità della politica, dei partiti, del Parlamento, del governo e anche la tua personale. Ecco, mi incuriosisce molto questo appello che fa a Draghi, me lo spiega bene? Ma no, lo chiamo ultimatum in modo serio, ecco, ho pesato il termine, cioè io credo che Draghi la sua autorità e la sua forza, non solo la sua autorità, ma la sua forza di governo derivi dal tenere alto l'obiettivo e coerente il comportamento. Cioè, è chiaro che deve trattare, perché il Parlamento è il Parlamento, per carità, se Dio vuole siamo in una Repubblica parlamentare, ma sempre con l'idea che gli obblighi che lui ha di fronte al Paese e di fronte all'Europa sono la cosa più elevata che lui possa fare. E quindi, sì, trattare, eccetera, ma con l'agenda assolutamente precisa sui punti fondamentali, no? La giustizia, la pubblica amministrazione, le riforme che noi sappiamo sono indispensabili. Se lui abbassa il tono su questo, è finito. Questo è quello che io penso. Quindi è meglio rischiare anche, come dire, la rottura, no? Lei dice, insomma, quel rischio, i partiti devono sentire che rischio c'è, non possono sapere che alla fine si media sempre, non si può più mediare a questo giro. Non può più mediare sempre, ma senza rinunciare all'obiettivo, perché altrimenti viene eroso giorno per giorno. E per raggiungere le riforme, gli obiettivi delle riforme, lui non può essere eroso, ha bisogno di avere intatto la sua autorità e intatto il suo potere. In questo senso io trovo che sia necessaria una strategia che risponda, che porti proprio l'ultimatum, come ha fatto nel suo discorso, perché vede, ci sono dei momenti in cui perdere la pazienza è importante, no? L'altro giorno quando lui si è sfogato è stato un momento di verità e non è, ed è quello di cui dobbiamo tenere presente, perché se consumiamo quest'ultima chance che abbiamo, ricordiamoci che dobbiamo ancora fare tanto, hai voglia. Perché negli ultimi tre mesi il governo ha sofferto, ha molto rallentato la sua andatura e da Bruxelles ci guardano. Colpa del Quirinale, tra virgolette, allora, nel senso che la corsa al Quirinale ha un po' rallentato tutto. Ma certo, credo che sia stata anche colpa del Quirinale, perché ha disorientato tutta l'atmosfera, no? Ha cambiato l'atmosfera politica. Anche adesso, un po' Draghi, forse. O si crea un periodo di... Sì, penso anche, per forza, uno non può essere estraneo al proprio destino futuro, no? Di fronte alla confusione che si è avuto. Non dimentichiamo che è stata una campagna presidenziale incredibilmente lunga, nella logica non aveva senso essere così lunga, e questo ha ovviamente diminuito l'attività di governo. La stessa legge di bilancio ne ha sofferta perché è stata piena di compromessi, ma la vita è fatta in questo modo. Adesso noi andiamo di fronte all'esame europeo e bisogna andarci di corsa, e ne ha bisogno il Paese e ne ha bisogno anche Draghi, in questo senso. Chiaro. Io ero molto tranquillo nel mio scritto. Senta, professore, il piano...